Ciao Bad Comics, come molti di voi ho visto l'ultima pellicola dei Marvel Studios, Thor Ragnarok, terzo capitolo della saga cinematografica del Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, film diretto da Taika Waititi, e che riporta in scena, oltre che il Dio del Tuono, il cast di comprimari di questa grande mitologia cinematografica, che prende spunto appunto dai fumetti Marvel, che a loro volta prendono spunto dalla mitologia norrena. Riporta in scena anche Hulk, personaggio che non vedevamo da Avengers Age of Ultron, l'avevamo lasciato lì in viaggio sul Quinjet per chissà dove, lo ritroviamo nello spazio. La pellicola mi è piaciucchiata, non l'ho amata come sembra che alcuni la stiano amando, non l'ho odiata come sembra che alcuni la stiano odiando. È fondamentalmente una grossa, chiassosa e colorata super pop comedy che mette in scena il Ragnarok in chiave piuttosto originale, sebbene fedele in qualche modo sia ai fumetti che alla mitologia. Il Ragnarok, lo sapete, è il crepuscolo degli dei norreni, è la fine del mondo, è l'apocalisse di questa mitologia dell'Europa del Nord. Del resto c'è un evento apocalittico in qualsiasi appunto religione, in qualsiasi mitologia e quindi anche in questa. E riprende anche degli elementi della bellissima saga Planet Hulk, che è, appunto ha riportato in scena in grande spolvero il gigante, il Golia Verde. E di questa saga c'è davvero poco, va detto. C'è il pianeta Sakaar, giusto come nome, perché la versione cinematografica di Sakaar è molto diversa da quella a fumetti. In questo caso è il pianeta del Gran Maestro, una figura totemica, una figura eterna dell'universo Marvel. Ci sono i due compagni d'arme di Hulk, ossia principali, ossia Korg e Mirk. Mirk molto simpatico, molto meno subdolo e sibillino della sua versione a fumetti, però fondamentalmente è un film di Thor. È un film di Thor che chiude un po' il cerchio su questa storia. Che succede? La scomparsa di Odino fa sì che dalle ombre emerga un'altra divinità, una divinità dimenticata, della quale Thor e Loki non conoscevano l'esistenza, ossia Hela. Hela in questo film è figlia di Odino, quindi sorella di Thor e sorellastra di Loki. Non è come nella mitologia figlia di Loki, anche perché sarebbe stato complicato far sì che Kate Blanchett fosse la figlia di Tom Hiddleston. Era molto bella, poco minutaggio, poca analisi delle sue motivazioni. Non appare come un personaggio isterico, ha le sue motivazioni che però avrei voluto fossero esplorate di più. C'è anche Surtur, il demone di fuoco di Muspelheim, che poi è quello che dovrebbe mettere fine, dovrebbe distruggere in maniera pragmatica Asgard. E c'è tanto, c'è appunto torna Loki, c'è il lupo Fenris, anche qui in chiave diversa rispetto alla fonte originale. C'è la Valchiria, c'è una Valchiria che non è Brunhilde dei fumetti Marvel, non è bionda, però chi se ne frega, è un personaggio anche abbastanza riuscito. È tutto molto estremizzato, è tutto molto nonsense. Ci sono molte battute, alcune funzionano, altre meno. C'è molta voglia di fare caciara, c'è molta voglia di fare chiasso, di non prendersi troppo sul serio, e proprio in questo Thor Ragnarok vince. Ossia diventa la parodia perfetta del genere supereroistico del cinecomics, il che va benissimo, anche se a volte si esagera un po' le battute sull'ano, ok, fanno ridere la prima volta, però un po' meno le altre volte. Si esagera perché si vive tutto come un'esagerazione, perché bisogna sempre tenere in conto che questo film fa parte comunque di un canone, fa parte di un impianto narrativo che i Marvel Studios e Kevin Feige stanno costruendo da molti anni, che ha un tono, che ha un certo tipo di, non dico, non voglio dire diktat, ma di aspetti da rispettare. È molto dicotomico rispetto ai capitoli precedenti del Dio del Tuono. Non so se è meglio, a me la versione di Branagh era piaciuta molto, era Shakespeare in sostanza. C'è molto teatro anche qui a suo modo, è un teatro dell'assurdo in sostanza, il che anche va bene in un certo senso, perché se prendete, abbiamo parlato del Ragnarok di Thomas e Boucher, ma di recente. La teatralità, il fatto che questi personaggi siano sostanzialmente delle maschere che mettiamo su un ideale palcoscenico e mettano in scena a loro volta la loro tragedia, in questo caso una tragicommedia, va benissimo, è canonico.
diciamo che per quanto poi il risvolto finale sia veramente Ragnarok, sia veramente da Ragnarok, sia una soluzione molto simile all'ultimo Ragnarok, la saga di Homing e di Vito, di cui abbiamo parlato, c'è qualcosa che stona, c'è qualcosa che stona. Di contro ci sono tantissimi elementi della mitologia Marvel, specie quella kirbiana, c'è cioè il Gran Maestro, c'è un'estetica in termini di design molto simile a quella degli Eterni di Jack Kirby, c'è un tono che ricorda anche molto in un certo senso le storie di Thor di Lee e appunto Kirby, di Stan Lee e Jack Kirby. Quindi ci sono elementi molto positivi, però il troppo stroppia, citando appunto il detto, è fondamentalmente un film che sa strappare delle risate, c'ha dei momenti di stanca, a mio giudizio, però fondamentalmente lascia poco, difficilmente lo si rivedrà. Cosa funziona molto bene? Il Gran Maestro, questa versione molto sui generis, portata in scena da Jeff Goldblum, un attore che è bravissimo nel mettere appunto nell'impersonare questi personaggi un po' diciamo estremi, e funziona molto. Questo fatto che ci siano queste divinità capricciose che vogliono fare ciò che è loro intenzione fare a dispetto di tutto ciò che può derivarne. C'è un Odino che appare poco ma è fantastico, veramente. Anthony Hopkins è un attore incredibile. Loki è molto ben impersonato, devo dire che anche Hemsworth fa un bel lavoro su Thor. C'è il Dottor Strange, appare il Dottor Strange, ma è un mero cameo ed è anche uno dei momenti che funziona di più della pellicola, che è una colonna sonora stupenda. Perché me ne sono ricordato adesso? Perché il momento con Dottor Strange ha una musichetta molto strana, molto magica. Che mi è piaciuta molto, però Hulk fondamentalmente è giusto, c'è Hulk, ok, è molto meglio quando c'è Bruce Banner, quando c'è Mark Ruffalo sullo schermo che fa una versione piuttosto prossima all'esaurimento nervoso del povero Bruce Banner, quindi è molto bello quando c'è Banner sullo schermo e non Hulk, però diciamo che io avrei fatto un po' le cose diversamente, però è un film discreto, ci sono tanti easter eggs, ci sono tante citazioni, viene risolta la cosa del doppio guanto dell'infinito in maniera comica ma funzionale. Sapete che nel primo film di Thor vedevamo il guanto dell'infinito di Thanos e non ci spiegavamo come Thanos potesse averlo a sua volta per andare poi a fare Infinity War, e in questo caso ci viene data la risposta. C'è un momento in cui, se guardate le statue del palazzo del Gran Maestro, c'è un profilo abbastanza riconoscibile di un personaggio abbastanza amato della mitologia di Thor, ossia Beta Ray Bill, però non c'è Beta Ray Bill, non c'è Sif, perché evidentemente l'attrice Jamie Alexander era impegnata con i suoi, diciamo, incarichi televisivi, nella serie Blindspot, mi pare che reciti. E in sostanza è un film che chiude un cerchio, che si distacca volutamente dai capitoli precedenti, che porta a compimento diciamo, la saga del Tonante e che ce lo mette lì pronto perché affronti anche lui l'Infinity War. Non avrà il martello, però anche questa soluzione viene superata, questo scoglio viene superato in maniera abbastanza agevole. E quindi va bene così, dai, si poteva fare meglio, ma si poteva fare anche molto peggio. Sono molto democristiano nel mio giudizio, perché veramente mi ha lasciato queste sensazioni, cioè un senso di positività complessivo, ma anche dei momenti che, in cui mi sono un po' annoiato, non ho riso in maniera sbagliata, e quindi sono tiepido, sono molto tiepido, però va bene così. Spero che ci sia un pochino più di uniformità e un pochino più di. Spero che ci si ricordi un po' questa, che cos'è questa saga, cos'è questo universo cinematografico, che non si facciano cose un po' tanto per farle e che vadano poi a, diciamo, scimmiottare anche altre saghe come i Guardiani della Galassia. Ecco, giusto questo. Questo è quanto. Ditemi la vostra, ovviamente, sono sempre molto interessato. Ciao per comics.